non si può assolutamente ridurre il problema della coscienza. Ecco, la questione che poneva Marianne, io credo che sia importante, perché ad esempio in Italia il debito studentesco, che è stato introdotto dalle ultime due riforme col nome di prestito d'onore, no? Anche qua è interessante, perché il discorso dell'onore, della colpa, della vergogna è significativo nell'italica traduzione del sistema del debito. È evidente che è ancora molto, molto basso, però al contempo lo studente è come indebitato? È indebitato innanzitutto rispetto alla famiglia. Il debito dello studente, se si vuole, è un debito di secondo grado, è un debito morale nei confronti della famiglia. A sua volta la famiglia si indebita sia per mandare i figli a scuola, sia per avere la casa, eccetera, eccetera. Perché in Italia il welfare è innanzitutto welfare familiare. La questione che noi ci dobbiamo porre è... Noi abbiamo già iniziato a discutere e a ragionare. Ecco, che cosa succede in tendenza laddove emerge una nuova composizione, che è quella che abbiamo definito dei precari di seconda generazione, ossia giovani che sono figli di chi ha iniziato a vivere la precarietà non come uno stadio temporaneo della vita, ma come elemento permanente. Chiaro che la generazione mia, quella dei precari di prima generazione, quelli che oggi hanno tra i 35 e 45 anni, può ancora grosso modo per il momento navigare attraverso pezzi di welfare familiare, ma la generazione di Marta e anche chi ha qualche anno in più, è chiaro che non potrà più avere... usufruire con livelli di precarietà che saranno addirittura peggiori, non potrà più usufruire di quel welfare familiare. Quindi come si inizia? E questa questione non riguarda solo evidentemente appunto chi oggi va all'asilo nido, perché poi chi ha tra i 40 e i 45 anni ha anche figli tra i 15 e i 20 anni, quelli che in qualche modo hanno segnato anche un cambiamento della composizione tra il movimento del 2008 e il movimento del 2010. Gli studenti medi iniziano a essere esattamente l'incarnazione di questi precari di seconda generazione. Allora io questo non lo dico con una dimensione di determinismo, attenzione, non sto dicendo che quello automaticamente questa cosa qua produrrà l'attivazione di processi rivoluzionari, questo sarebbe evidentemente sciocco, però ci sono, no, anche varie ricerche che mettono in evidenza come in realtà quella che noi abbiamo individuato anche con l'assenza di futuro, l'ansia per la mancanza di futuro, eccetera eccetera, quella che è stata evidentemente anche una componente forte dei movimenti studenteschi universitari degli ultimi anni, riguarda in qualche modo i precari di prima generazione, cioè quelli che sono stati socializzati in una dimensione di garanzie di un determinato tipo di welfare, garanzie di lavoro, eccetera eccetera, e che adesso se ne trovano vissuto il cambiamento e la trasformazione, se ne trovano sprovvisti. Chi invece è stato socializzato in una dimensione immediatamente di precarietà, di declassamento, di blocco di qualsiasi tipo di mobilità sociale, non ha ansia per il futuro, perché vive il presente già come quel tipo di condizione lì. Questa cosa, attenzione, ripeto, è aperta a vari scenari, è aperta evidentemente alle possibilità, diciamo, di assunzione di comportamenti nichilistici, se non ho futuro muoia Sansone con tutti i filistei, però è chiaro che può anche aprire a quel consumarsi di istituzioni della mediazione sociale che evidentemente ha
hanno dato vita altrove, al movimento Occupy, eccetera, ed è questa direzione che non è appartiene a un determinismo, appartiene alle nostre, qua si inseriscono le capacità politiche, le capacità di investimento, eccetera, eccetera. Io credo che sia questo il problema dentro cui noi dobbiamo ragionare e riflettere. Ecco, ripeto, non si può ridurre a un problema così di coscienza, di non so, anche di una democrazia così intesa come ci troviamo in piazza, parliamo, eccetera, eccetera. Sì, però poi bisogna avere una capacità di tradurre quello spazio di soggettivazione in aggressione di terreni concreti di lotta e di mobilitazione. Io credo che questo sia fondamentale. Ecco, quel consumarsi, perché anche la questione della famiglia, non è che in Italia la famiglia è così importante perché gli italiani sono creduloni, sono sciocchi, sono mammoni, ma queste qua sono delle stupidaggini che vanno combattute alla radice, sono delle stupidaggini di sapore razzista o essenzialista demenziale. Sono quelli che quel ministro, come si chiama, Padoa-Schioppa, fortunatamente schioppato l'anno scorso, diceva cosa sono bamboccioni, perché i ragazzi in Italia stanno in casa perché sono bamboccioni. Ci sono delle questioni molto materiali dietro all'importanza di quelle istituzioni della mediazione sociale. La famiglia in Italia è una struttura di redistribuzione del welfare, è quello che costituisce il peso della famiglia. Perché Hamas ha consenso in Palestina? Perché redistribuisce welfare, mica perché quelli lì, i palestinesi antropologicamente sono religiosi. Non è quello il problema, così come la mafia, la camorra, l'andrangheta redistribuiscono welfare, sta lì la capacità evidentemente come struttura. Ecco, la questione è, nel momento in cui questa roba tendenzialmente si esaurisce, noi come ci collochiamo dentro quello scenario in modo progettuale? Ecco, credo che sia questa la questione che noi ci dobbiamo porre. Voglio chiudere dicendo, rispetto, proprio perché non esiste spontaneità, quando noi abbiamo detto la Valsusa è il nostro, in qualche modo, occupare, se si vuole, poi non so se sia vero o no, anche forzando la cosa, è che io credo che la Valsusa sia un esempio in cui si è costruito un meccanismo, un rapporto virtuoso tra l'identificazione di un terreno sociale potenzialmente forte, di una lotta significativa, e un investimento politico militante che ha avuto la capacità di radicarsi, di crescere, eccetera, eccetera. E io credo che anche lì fare la Valsusa in altri contesti non significa individuare un trenino che per sbaglio ti passa vicino e tu pensi che allora si attivi un meccanismo uguale, perché non funzionerà mai questi termini. Non significa andare lì con delle bandiere copiate e funzionerà allo stesso modo. Significa, ad esempio, se noi pensiamo che l'università, la scuola o altri ambiti sociali siano dei terreni propizi, come noi riusciamo ad attivare quello stesso rapporto virtuoso tra identificazione di un terreno sociale potenzialmente conflittuale e investimento militante? Ecco, questo io credo la progettualità politica con cui dobbiamo ragionare, ed è questa la domanda. Non semplicemente affrontare la domanda del perché non esiste occupare in Italia dal punto di vista sociologico, a trasformare questa domanda in terreno concreto di azione, di rovesciamento dell'esistente. Non è 11:20 di...